ragazze, ciao ragazzi, spero di non avere rossetto tra i denti. Questo è sempre il mio problema, quando inizio un video devo sempre controllare. Finalmente un video haul, era da tantissimo che non filmavo un video haul. Allora, ho raccolto diverse cosine perché ultimamente invece che... Cioè non ho fatto un acquisto enorme tutto in una volta, però ho fatto diversi acquisti in realtà molto... consistenti in quest'ultimo periodo, e quindi oggi mi sono detta cavolo, però ultimamente alla fin fine ho raccolto diverse cosine che forse potrebbero interessarvi. Infatti ho visto che magari un paio di cosine le avete notate nelle mie foto su Instagram eccetera. Se ancora non mi seguite su Instagram, trovate il link qua sotto nella descrizione del video, oppure basta che cerchiate KissandMakeup01 o Nicole Husso, insomma il nome del mio canale, mi trovate su Instagram. Vi aspetto perché posto sempre tante fottine, tante stories e tante cosine che magari qui su YouTube non vedete, quindi se volete restare sempre aggiornati anche quando, insomma, magari non riesco a caricare un video, vi aggiorno su Instagram eccetera eccetera. Comunque in molti avete notato magari qualcosina nuova, e quindi oggi vi filmo questo vecchio style, old style haul. E tra l'altro ho anche un sacco di robine make up che vi devo far vedere, ragazzi. Se volete un haul anche di make up, scrivetemelo qua sotto, lo farò, perché ho davvero tantissime novità make up da farvi vedere. Quindi non so però se fare un get ready with me o piuttosto un haul e farvi vedere quello che mi è arrivato. Fatemi sapere che cose preferite. Allora, iniziamo subito direi. Ho fatto due acquisti giganteschi su My Teresa. Ecco qua. Spesso quando voglio acquistare un marchio di lusso mi affido a My Teresa, perché ha spedizioni veloci, ha un sacco di scelta, dove, cioè nei casi in cui magari non riesco a trovare il prodotto in sé in altri posti. E allora la prima cosa che ho preso è di... Non so se lo conoscete questo marchio, è di Gian Vito Rossi. Io ho scoperto questo brand da poco, ma è un... credo faccia solo scarpe, se non sbaglio. Adesso ogni tanto sparo ste robe, poi magari non è così. Ma se non sbaglio fa solo scarpe. E ragazzi, io ero alla ricerca, a parte che non so come il mio trucco oggi, perché sono truccata da questa mattina, spero sia ancora decente. Siamo usciti a pranzo, oggi è domenica, siamo stati a pranzo con Eric, con sua nonna che va al compleanno, quindi con mia mamma, quindi è stato un po'... insomma una giornata un po' come dire movimentata, perché mi sono truccata stamattina, adesso sono tipo le 11 di sera, cioè abbiamo appena cenato, sushi eccetera, e spero che sia ancora decente. Ma ritorniamo al nostro acquisto. Gian Vito Rossi, ero alla ricerca di un paio di tronchetti, un paio di stivaletti marroni, e li ho trovati appunto di questo brand, ragazzi, mi sono innamorata, li ho presi online e sono... Ta-ta-da! Sono questi, li ho indossati oggi per la prima volta. Infatti devo dire che la suola si è già un po' rovinata. Ebbene sì, non ho usato la grattugia su questi. Se proprio volete saperlo, se avete visto il video degli ultimi hack che ho fatto, sapete a cosa mi sto riferendo. Non ho fatto il trucchetto con la grattugia, però li ho usati comunque, rischiando di uccidermi. Comunque io li amo, sono bellissimi, sono anche parecchio comodi. L'unica cosa è che, allora, io di solito ho un 40, ma questo marchio mi sono resa conto che veste molto piccolo, perché questo è un 40 e mezzo, ragazzi. Non voglio dire che mi sta piccolo, però mezzo numero in più sarebbe forse un pochino più comodo, quindi voglio portarli dal calzolaio perché un pochino riescono ad allargarli, tipo proprio mezzo numero, quindi sarà sufficiente per me. Però se volete appunto acquistare online, state attenti, calcolate sempre mezzo o un numero in più addirittura. Comunque sono, secondo me sono stupendi, fanno la sua porca figura, bisogna dire. Sono appunto molto semplici, insomma, mi sono piaciuti tantissimo e sono anche molto semplici, insomma, da abbinare. E sì, non c'è in realtà tantissimo da dire, ma mi sono piaciuti subito, sono comodi, sono carini e questo è l'importante. Quindi questo è un brand che ho scoperto e voglio assolutamente vedere altri modelli, perché secondo me merita davvero. Poi magari, anzi, mi sa che è famosissimo e tipo solo io non lo conoscevo, però vi giuro, se non lo conoscesse, siete tipo come me, gli unici sulla faccia della terra a non conoscere questo marchio, dateci un'occhiata, perché ha cosine molto 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 carine. Poi altro shopping sempre su My Teresa. Allora, queste in realtà volevo prenderle direttamente dal sito Balenciaga, però non era disponibile il mio numero e quindi le ho prese da questo sito.
Ta-ta-ra, ta-ta-ra. In realtà già me le avete viste indossare diverse volte sia su Instagram che su in un vlog, se non sbaglio. Balenciaga, qui c'era un adesivo che io ho tolto, ho strappato via tutta la scatola. E sono, ebbene sì, non sono più nella scatola perché appunto già le ho indossate. One second, ta-na, sono loro, sono le mitiche scarpe da tennis. Come si chiamano? Credo di sì. Balenciaga, nere e fucsia. Vabbè, lo sapete, il mio colore preferito è rosa. Quando le ho viste sono letteralmente impazzita. Secondo me sono bellissime. Però ci sono due cose che dovete sapere di queste scarpe. Uno, sono pesantissime. Sono le scarpe più pesanti che io abbia mai visto nella mia vita. Cioè, sono pesantissime. Però sono comunque molto molto comode. Hanno praticamente... il piede arriva tipo qua, no? Quindi tu hai questi 2 cm di suola comodissima e morbidissima che sembra di camminare sulle nuvole. Questo è vero, sono molto pesanti ma molto comode, però bisogna abituarsi un po' ad avere appunto i piedi tipo Frankenstein perché sono veramente pesanti. Un'altra cosa che dovete sapere è che se avete il piede grande come il mio, il vostro numero sarà stampato qua davanti. Cioè no, in realtà il vostro numero è stampato là davanti in ogni caso. Però se avete il piede grande come il mio, magari non è proprio il massimo che ci sia scritto 40 a lettere cubitali davanti Balenciaga, perché l'hai fatto. Comunque, queste scarpe probabilmente le avete viste ovunque. Sono ovunque. Su Instagram, su YouTube, in tutti i video, in tutte le foto. Mi sono piaciute subito ed ho... e le ho prese anche per abbinare, perché tutte le cose che cerco di prendere, cioè tutte le cose che prendo ultimamente, o almeno ci provo, ok, ci provo, cerco di comprarle con già un'idea. Non so dove l'avevo sentita questa cosa, in un film, tipo quando compri una cosa devi avere già in mente 3 diversi modi con cui abbinare, cioè 3 diversi modi di indossarla quella cosa, ok? E quindi ho deciso di abbinarle tipo alla pellicetta rosa fucsia che ho, oppure anche all'ultima Chanel che ho comprato, la Jumbo fucsia. E devo dire che è un abbinamento molto molto azzeccato, sono molto molto contenta di averle prese, le sto usando tantissimo. Quindi sono state un buon investimento, diciamo così, un buon acquisto. Poi ho fatto altri acquisti da Alberta Ferretti e questi li ho fatti dal sito Luisa Via Roma. Not sponsored, by the way, né da My Teresa né da Luisa Via Roma, not sponsored. Però li ho presi lì perché sul sito di Alberta Ferretti mi sa non c'erano, tipo non c'era la taglia, una roba del genere. Allora, questo mi sa che me l'avete visto indossare già. E che poi, allora, diciamoci la verità, ok, oggi è il 14 di aprile, voi questo video lo vedete il 15 di aprile, ok, io mi rendo conto, siamo il 15 di aprile ragazzi, ma qui a Trieste ci sono 6 gradi, cioè fa un freddo tremendo, quindi per me indossare il maglione e farvi vedere maglioni in cashmere è assolutamente normale. Io vi giuro, qui siamo tutti con berretto, sciarpa, cioè fa un freddo, c'è una bora fortissima, quindi un vento forte, e quindi se ci sono tipo 9 gradi tu ne senti 6, perché c'è il vento molto forte, quindi per me ragazzi è ancora pieno inverno, cioè apricembre è un bel mese. Comunque, questo è il maglioncino che ho preso. Forse ci sono i peli di gatto Denver, ma sono immancabili. Tra l'altro non so se lo vedete, si sta là, sempre la stessa posizione, si piazza sempre là in modo che possiate vederlo. E questo è il maglione appunto Alberta Ferretti, Love is Love. Questo messaggio bellissimo, mi piaceva, mi piace il fatto che sia tutto tutto colorato, quindi molto pride, quindi tutto molto arcobalenoso, ed è anche bello il fatto che sia arcobaleno, se vogliamo parlare per un discorso di styling, perché è facile abbinarci praticamente qualsiasi tipo di borsetta, qualsiasi tipo di accessorio appunto colorato, molto molto carino. E questo è, ho preso una M ed è molto, devo dire, molto comodo, molto lungo, e quindi in realtà potete vedere voi se, se lo volete, potete anche scegliere una taglia in meno. E poi sempre di Alberta Ferretti ho preso questo, sempre per lo stesso discorso, che posso abbinarlo con la scritta fucsia alle Balenciaga fucsia, alla Chanel fucsia e alla mia pellicetta. Questa però ha ancora l'etichetta, non l'ho ancora messa in realtà. No, l'ho presa su Farfetch, forse l'altra l'ho presa dal sito Luisa Via Roma, questa l'ho presa da Farfetch, esattamente, sito che non conoscevo, penso di aver comprato tipo solo questa da quel sito, e questa è la maglietta Saturday. Di queste ho Monday, Friday, un'altra Saturday, quella grigia con la scritta rosa, poi ho la Monday rosa con la scritta azzurra, e poi ho la...
cos'è, Friday, rosa, lunga, tipo è un maxi abito con la scritta rossa, e quando ho visto questo mi sono innamorata, perché questo rosa neon è bellissimo e stacca molto, sta molto bene secondo me su questo bianco latte soffice, bianco panna soffice del maglioncino. Questo è un pochino più corto e se vi ricordate mi ero un po' pentita di aver preso il maglioncino Monday corto, perché è troppo corto, e lì avevo preso una M, mi sa, qui ho preso la L perché volevo che fosse, perché il mio problema è se siete molto alte, io sono alta 1,77, se siete molto alte come me, lo sapete e mi capite, tutte le maglie, allora se tu le prendi medium o small ti stanno bene, ma cioè le maniche ti arrivano qua, tipo, e ti si vede tutta la pancia, tutta la schiena. Se invece prendi una M o L, di solito la lunghezza è giusta ma stanno larghe, quindi c'è sempre questo dubbio amletico, cosa devi fare. In questo caso ho preso la large perché almeno non volevo che le maniche arrivassero qui, cosa stranissima perché alla fin fine, diciamoci la verità, le modelle sono tutte altissime, quindi perché non potete fare i vestiti che stiano bene su di loro, che magari stanno bene anche su di me perché sono alta ed ho tutte le maniche, i pantaloni mi arrivano sempre sopra la caviglia, una cosa che odio, ma mi salva ASOS con la sua sezione tall per ragazze alte per quanto riguarda i pantaloni. Comunque, piccola parentesi, questi sono gli acquisti che ho fatto di Alberto Ferretti. Poi c'è un altro acquisto, ragazzi, sono gasatissima, dovrei farvi vedere tutte queste cose. Questo acquisto io sinceramente non mi ricordo se l'ho inserito nell'ultimo haul oppure no, ditemelo voi, quindi andrò abbastanza veloce. Ho preso la stessa cintura Gucci che ho già nera, l'ho presa anche marrone, ma mi sa che già ve l'ho fatta vedere, boh, ma non è lo secondo, ok, gliela faccio vedere tanto per sicurezza, quindi ho preso anche questa. Poi ho fatto tanto, allora vi ricordate che in un video, e poi mi sono preso un sacco di critiche perché avevo detto ho bisogno di occhiali da sole, disperato bisogno di occhiali da sole, ok, mi sono beccato un sacco di critiche, vergognati, ma non è che i problemi della vita sono che ti mancano gli occhiali. No, lo so che i problemi della vita sono altri, però era da un sacco di tempo che non compravo occhiali da sole e mi mancavano tutti i modelli nuovi che vanno tanto di moda adesso, che vedo ovunque, che mi piacciono troppo, quindi finalmente ho fatto un bel giro da Celine e da Dior ed ho preso qualcosina, vediamo. Allora, prima sono andata da Celine ed ho preso, allora, sono troppo soddisfatta degli acquisti che ho fatto per quanto riguarda gli occhiali da sole. Allora, primo paio che ho preso, questa è la custodia, vabbè, niente di che, c'è la, come si dice, la, boh, avete capito, quel coso per pulire gli occhiali. Allora, piccola premessa che voglio fare, su di me nessun occhiale sta bene, ok? Io ho un viso molto particolare perché è tipo rotondo, piccolo e paffutello, e quindi nessun tipo di occhiale mi sta alla perfezione, ok? Quindi calcolate questo quando li proverò. Allora, ho preso questi, ve l'avevo detto che nessun occhiale mi sta alla perfezione, ok? Però sono decenti rispetto agli altri, credetemi. Allora, questi sono, vanno tanto di moda adesso, sono un po' tipo allungati, non sono così sottili, in realtà vorrei prenderne un paio ancora più sottili, però a me sono piaciuti subito, li volevo neri, poi li ho trovati così, sono tipo leopardati, marrone, eccetera, però secondo me stanno bene anche con gli outfit neri, in realtà gli altri due paia che ho preso di occhiali da sole sono neri, quindi questi mi sembravano molto carini. Non ho nessun occhiale che assomigli neanche lontanamente a questi, quindi secondo me è stato un super acquisto, mi piacciono tantissimo e sono appunto molto happy. Poi vi faccio vedere allora gli altri che ho preso sempre da Celine, ma perché vi faccio sempre vedere le scatole 76 volte, e sono, ragazzi, allora questi mi ricordano tantissimo, in realtà non sono quelli, però mi ricordano quelli che Taylor Swift ha in un suo video musicale, che probabilmente non è, cioè non è che è vero, si assomigliano, però non so, a me ricordano, li ho visti in qualche video musicale, boh, non lo so. E sono questi, sono, allora, adesso, oltre che gli altri che abbiamo visto vanno di moda perché sono appunto sottili, allungati, eccetera, e poi vanno un sacco di moda questi occhiali così arrotondati sotto e drittissimi sopra. Io ho scelto questi con le borchiette, che sono, c'era un altro modello simile, tutti neri senza borchiette, ma erano tipo, avevano una specie di pattern tipo pitonato, tipo in pelle, e secondo me si sarebbero sporcati subito, specialmente a contatto con fondotinta sul viso, eccetera. Quindi ho voluto prendere piuttosto questi, che sono tipo in plastica, quindi sono facili da pulire ed hanno appunto tutte queste borchiette dorate qua sopra. Vi prego, ditemi che mi stanno bene. Io ho provato
migliaia e migliaia di occhiali quel giorno, e questi erano quelli che mi stavano meglio per quanto riguarda appunto questa tipologia, questa forma. E vabbè, questo è quanto, quindi mi vedrete indossarli, vi anticipo sulle stories, su Instagram eccetera, che ragazzi non sono tanto attiva ultimamente su Instagram, ma ragazzi questo trasloco è un casino. Magari domani filmerò un vlog, così vi rendo un pochino partecipi del tutto. Domani tra l'altro devo tornare di nuovo a casa mia perché vengono a fare dei lavori, quindi finalmente riesco a ultimare i lavori, spero questa settimana, e poi finalmente posso trasferirmi. Non so se riuscirò prima di Pasqua, ma ragazzi io lo spero davvero. E poi questi sono invece Dior. Tra l'altro volevo troppo una cintura Dior, ma è sold out. Però mi sono messa in lista, quindi non appena arriva dovrei riuscire ad accaparrarmela. E poi ci sono questi. Questi sono, ragazzi, se come me avete la pelle molto delicata, qualsiasi occhiale vi lascia il segno, questi sono la risposta, perché sono leggerissimi, non si sentono e non ti lasciano quei solchi fastidiosissimi. E sono questi. Allora, questi sono un pochino più classici, diciamo, come occhiale, perché sono, sì, mi sistemo sempre i capelli, smettila Nicole, perché sono molto grandi e molto scuri, quindi questi vanno perfetti quando avete le occhiaie, la mattina non siete truccate, questi sono fantastici, cioè è il mio, è praticamente la mia tecnica quando non sei truccata, sei oscena, hai occhiale, hai occhiaie, borsa eccetera eccetera, occhialoni e via. Se non hai brufolazzi sei quasi decente, se hai brufolazzi vabbè chi se ne frega, però comunque era peggio se non li avevi, questa è la mia tecnica. Però mi sono piaciuti subito, lo so, ripeto, su di me nessun occhiale sta bene, cioè non potrei mai fare la modella per occhiali, però sono decenti, secondo me sono decenti, mi sono piaciuti subito e basta. Vabbè, è un po' strano adesso averli al chiuso, però avete capito, insomma, più o meno. Quindi sono molto molto soddisfatta di queste mie tre scelte per quanto riguarda gli occhiali da sole. Cioè io o non compro occhiali da sole per un secolo, oppure ne compro tre in mezz'ora. Arriviamo all'ultima cosina per oggi, sono andata da Louis Vuitton. In realtà ho preso due cose da Louis Vuitton, le ho prese online dal sito Louis Vuitton, solo che l'altra cosina che ho ordinato, però purtroppo... No, ok, lo sento decente. Sui denti? Ok, decente, non c'è. E ho ordinato anche il copripassaporto, però ci ho fatto mettere le mie iniziali con il rosa, ovviamente, eccetera. Molto carino, perché sul sito puoi decidere quali iniziali vuoi mettere, di che colore vuoi farle, puoi scegliere due colori. Molto carina sta cosa. Solo che devo aspettare che sia pronto, perché praticamente lo creano per te. E quindi non mi è arrivato. E non so quanto dovrò aspettare ancora. Quindi sto aspettando, perché era da un sacco che volevo il copripassaporto. Poi finalmente mi sono decisa, che ho tipo quello di Victoria's Secret dal 2012, tipo una roba del genere, quindi era ora di cambiarlo. Però ho preso un'altra cosina, e per questi ragazzi erano sold out sul sito, cioè da quando sono usciti erano sold out, non so come un giorno ho controllato, erano disponibili, li ho presi, dopo che li ho acquistati erano sold out di nuovo, quindi cioè devo aver trovato l'ultimo paio disponibile. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. E sono... Allora, questa è la dust bag, vi faccio vedere la piccola dust bag. Tu-tru, tu-tru. E questi sono gli orecchini. Allora, non so se riuscite in realtà a vederli decentemente. Sono questi cerchi con il logo LV. So, in realtà li indossavo oggi, per la prima volta li ho messi oggi, ma poi li ho tolti per farveli vedere dal pacchetto, che secondo me è molto più carino nei video haul. Però non ho resistito perché non vedevo l'ora che mi arrivassero, secondo me sono stupendi e sono in realtà un pochino difficili da mettere, vi devo dire la verità, adesso vi faccio vedere, sono un pochino difficili da mettere perché hanno questo spazio qui che è piccolissimo, super super stretto, io invece ho i lobi belli ciccioni e quindi è difficile per me indossarli. E altra cosa che forse è un pochino scomoda di questo di questi orecchini, ok ci sono riuscita, è che sono non sono tanto, ma un pochino sono pesanti, quindi dopo che li hai indossati per tutto il giorno un pochino il peso lo senti, ma non è niente che ti faccia venire mal di testa. Orecchini di quel tipo non sono così,
però li ho messi giusti, tipo che il logo non è girato, boh, non lo so. Comunque sono questi, a me sono piaciuti subito moltissimo. In generale trovo che mi stiano bene gli orecchini grandi, belli, appariscenti, eccetera, e quindi ho voluto prendere questi e sono troppo troppo contenta di averli trovati, ragazzi, perché li guardavo da secoli veramente e non c'erano mai, mai, cioè uguale come la custodia del mio cellulare, anche quella per mesi e mesi ho tenuto sotto controllo e non era mai disponibile, e invece con questi, con quella ho dovuto telefonare a Louis Vuitton perché me li scovassero, questi invece magicamente un giorno li ho trovati sul sito, mi sono detta subito no, ok, tac, comprati subito. E niente, mia family, questo è tutto, non c'erano tantissimissime cosine, ma è uno shopping molto corposo, se capite quello che intendo. Comunque fatemi sapere, perché lì ho montagne e montagne di make up, novità, trucco, make up pose e beauty da farvi vedere. Fatemi sapere se volete un get ready with me full face o first impressions in cui provo e testo i prodotti appena arrivati con voi, oppure se volete un video haul in cui vi faccio una mega carrellata di tutte le cose che mi sono arrivate ultimamente. Quindi questo è quanto, mia family, io vi voglio super 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 bene e scusate se ogni tanto ultimamente appunto salto qualche video, ma è solo per via del trasloco. In realtà vi penso sempre, mi mancate tantissimo quando non riesco a filmare, però spero di farcela questa settimana, dal lunedì al venerdì. Comunque se salto un video, ragazzi, sono comunque 4 a settimana, non sparisco assolutamente. Quindi niente, fatemi sapere quali sono le cosine che vi sono piaciute di più in questo video, quali sono le cosine che vi sono piaciute di meno, eccetera eccetera. Come al solito leggo sempre tutti i vostri commenti. E niente, bacio grandissimo, a domani, ciao!